Ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Dopo il leak dell'altra volta in Steel Jazz su un accordo minore, oggi vi presento invece sempre in quello stile su un accordo maggiore, un leak costruito con la scala Lidia. Siamo in Mi maggiore, quindi il solito consiglio è quello di prima di intraprendere lo studio della frase, esercitarsi su vari arpeggi, sull'arpeggio in questo caso di Mi settima maggiore, quindi farlo in tutte le posizioni. Guardate la mia lezione sugli arpeggi e su tutta la tastiera. Accordo con la diesis 11, nona, e di conseguenza la scala maggiore di Mi e la scala, soprattutto in questo caso la scala Lidia di Mi, quindi Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, quarta aumentata, Si, Do diesis e Re diesis. Anche questa studiatela su tutta la tastiera, non pensando assolutamente al Si maggiore, perché ha le stesse note, non fatemi questo, pensate alla scala Lidia di Mi e basta. Il corso di armonia poi, se lo seguirete, vi spiegherò perché pensare appunto alla scala di Mi e non alla scala di Si, ma quello è un altro momento. E quindi esercitatevi anche su, appunto, sulla scala, ad esempio su una corda sola, su due corde, eccetera eccetera, discendenti, ascendenti, come pattern, per terze, intervalli, tutto. Detto questo, la frase di oggi, che per prima cosa vi consiglio di farla su una base che potete scaricare al link qui sotto gratuitamente, inizialmente una base in stile jazz, ovviamente, quindi jazz abbastanza rapido, quasi stile bebop. Inizialmente su Mi, l'accordo di Mi settima maggiore, Mi major 7, e sentite come suona e se funziona su questo accordo. Dopodiché provate a cambiare tonalità, quindi fare la stessa frase, ad esempio in Re invece che in Mi. E l'ultimo consiglio che vi do oggi è provare la stessa frase però su un accordo minore, in questo caso da Mi maggiore di partenza. Prendete la base, anche questa potete scaricare, di Do diesis minore, e fate lo stesso identico lick che ora vi faccio vedere, però in un contesto armonico completamente diverso, quindi da maggiore si passa a minore. Questa frase la potete utilizzare appunto su accordi maggiori con la diesis 11, quindi
ad esempio su 251 sul primo, sull'uno, 251 di Mi maggiore, sarebbe velocemente Fa diesis minore, Si settima, maggiore settima. Ad esempio, quando siete in Mi potete utilizzare la frase intera o dei frammenti, oppure su altre cadenze. Consiglio sempre di esercitarsi sugli standard, perché sono il modo migliore, appunto, prima di tutto perché ci sono molti accordi, quindi bisogna tenere sempre la mente aperta, e soprattutto perché ci sono delle cadenze ben precise e ripetute che vi devono entrare dentro. Quindi potete utilizzare parte o tutto il lick su, diciamo, dove vi pare. Allora, il lick parte, quindi siamo in Mi settima maggiore. La prima frase, quindi la prima battuta, pausa, nota, parlo del primo movimento, primo quarto, la prima nota è sul secondo ottavo, siamo in stile swing, qui c'è tutto scritto nel PDF, quindi è una frase che ho fatto mischiando un po' lo swing al non swing, comunque vedrete tutto nel PDF. La frase inizia appunto con la pausa e la settima maggiore, quindi re diesis. Faccio questo slide, seconda maggiore, quindi fa diesis. Poi la terzina, gli ottavi sul terzo movimento. Metto subito la quarta diesis, quindi la prima nota della terzina è la diesis. Sesta maggiore, ottava, e arrivo sulla settima maggiore, quindi rivado su re diesis. Questa è la prima battuta. Seconda battuta, primo quarto legato sul re diesis, settimo minore. Sarebbe sesta maggiore, quindi do diesis. Di nuovo quarta diesis, la diesis. Quinta giusta, quarta giusta, cromatismo per ritornare e far sentire appunto una nota caratteristica, quarta diesis. Più swingato verrebbe così. Provate anche a farlo più swing, meno swing, e a variare la ritmica, anticipare, eccetera. Quindi vi do solo il lick generico, poi aggiustatevelo e modificatelo più possibile, più come vi piace di più. E la seconda battuta, quindi dopo questo, l'ultima nota è sul quarto movimento, sul secondo ottavo, la terza ma decima maggiore, quindi sol diesis. Re diesis sul ventesimo tasto è la prima nota della terza battuta, quindi diciamo la seconda frase, che parte appunto con re diesis, terzina, ta-da-da, na-na-na, settima maggiore, sesta maggiore, sesta minore, quindi re diesis, do diesis. Mi fermo un quarto, quindi il secondo quarto su Si naturale, quinta di Mi.
Un'altra terzina, quindi siamo sul terzo movimento, terzo quarto della terza battuta. Un'altra terzina che fa. Sarebbe terza maggiore, tonica. Qui meglio vederla come quinta diesis. Naturale, però si diesis sarebbe. Il contenuto non cambia, ma armonicamente è più giusto chiamarla si diesis. Si bemolle. Quindi quinta giusta, quinta bemolle o quarta diesis. Ultima battuta, qui si fa un giochino molto utilizzato in contesti soprattutto jazz. Parto dalla quarta giusta, la naturale, qui lo faccio non swing, parto appunto dalla terza minore, tutti ottavi. Quindi quarta, terza minore, sol naturale, terza maggiore, sol diesis, nona, fa diesis, nona bemolle, fa naturale. Re diesis, quindi la sensibile settima maggiore di Mi, e chiudo su Mi con la decima, Sol diesis. Quindi lentamente lo faccio. A canticchiarlo, scusa, quindi per oggi è tutto, vi ripeto di farlo su un accordo prima maggiore, poi provate stessa tonalità, anzi prima cambiare tonalità, vi metto delle basi gratuite e poi provatelo su un accordo con la settima maggiore e l'undicesima diesis, quindi cambia un po' il contesto armonico e soprattutto alla fine provatelo su un accordo di Do diesis minore settima e cambia ovviamente tutto perché un accordo sotto minore, quindi una terza minore sotto, accordo minore settima, ovviamente la settima maggiore di Mi diventerà la seconda maggiore di Do diesis, quindi cambieranno tutti i gradi e sentite il colore che cambia, e se vi piace appunto potete utilizzare dei frammenti di questo lick anche su un accordo minore. Sperimentate sempre, andiamo a sentire con la base come suona e se vi piacciono queste lezioni, le trovate più che altro divertenti e utili, condividetele, mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale YouTube, al mio sito www.igorzardi.com, Facebook e quant'altro, chi più ne ha più ne metta, e continuerete a trovare ogni giorno più o meno delle lezioni nuove, gratuite, con tutto il materiale correlato, PDF, basi, vi do anche la cena se volete tra poco, alle 9, e ci vediamo al prossimo video.
Thank you.